Benvenuti, siamo con il professor Daniele Novara, pedagogista, autore, fondatore e direttore del CPP, il Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti. Benvenuto, professore. Eccomi qua, un caro saluto a tutti e a tutte, eccoci. Ecco, professor Novara, Nessuno si educa da solo, è il titolo del suo ultimo libro. E nel quale afferma che il compito educativo non può essere delegato in via esclusiva agli specialisti, ma è necessario costruire una comunità per crescere insieme. Ci spiega come è possibile realizzare questa condivisione educativa? E questo è un profilo molto molto importante a livello sociale. Se noi pensiamo che l'educazione riguardi genitori e insegnanti, abbiamo già fallito. Bisogna creare un immaginario che comprenda nella nostra società delle funzioni, come dire, educative, cioè ogni generazione si pensa sempre educativa nei confronti delle generazioni successive, che viceversa cercano di rompere gli schemi educativi che sono stati consegnati loro e di andare avanti anche in termini più trasgressivi. Ma l'imprinting educativo è un imprinting generazionale, cioè in altre parole, qualsiasi adulto deve sentire uno spirito, no, educativo verso i bambini, verso i ragazzi. Non si può delegare solo a chi se ne occupa dentro le mura familiari o dentro le mura scolastiche. Questo è un equivoco. E bisogna dire che la nostra società molto narcisistica, molto centrata sui bisogni puramente individuali, non sembra essere in grado di avere questo afflato, no? Questo spirito anche oblativo, no? Per cui ogni generazione spera che quella successiva, in un certo senso, sia una generazione migliore. Cioè, il proverbio famoso, no? Dei Verdi tedeschi: il pianeta ci è dato in prestito dai nostri figli, quindi ogni generazione si pone in una logica di favorire, no? Un passaggio evolutivo, progressivo, e sta mancando, lo vediamo anche per quanto attiene la questione demografica. Io non sono assolutamente dell'idea che la questione demografica sia una questione sociale o addirittura etnica, come dice qualcuno, azzardando delle idee che veramente bisognerebbe consegnarle ai libri di storia e basta, perché hanno già fatto tanti danni. Non abbiamo bisogno di sentire terminologie agghiaccianti, agghiaccianti, ok? Io penso che sia molto difficile oggi investire nei figli, perché l'investimento educativo è molto molto basso. So, l'altro giorno una ragazza mi dice: ma col mio compagno abbiamo deciso che per il momento i figli non li facciamo, forse non li faremo mai, prendiamo un cane. Dico: bene. Però che la nostra tendenza all'accudimento, che è tipica, no? Perché alla fine siamo mammiferi, detto brutalmente, si riversi in altre direzioni. A me sembra un pasticcio. Allo stesso tempo io capisco che oggi come oggi, no? Fare figli e figlie, diciamo così, è un'impresa sempre più titanica. Hai veramente poco supporto, non semplicemente in termini di asilo nido e tutto il resto, hai poco supporto nell'immaginario. Cioè, se tu vivi in un condominio e hai dei bambini, è un fastidio, non è? Dici: ah, che bello, no? Il nostro condominio è pieno di bambini. No, un attimo, ti mettono i cartelli, no? Il cortile non può essere usato dai bambini, anche se poi sono
impostazioni assolutamente illegali. Ogni condominio deve prevedere, come noto, il gioco per i bambini, anzi, addirittura uno spazio al chiuso, c'è la legge, ma sono leggi che poi non vengono rispettate. Cioè prendiamo anche un altro esempio: una rotonda automobilistica costa fra i 600.000 euro e i 1.200 euro. Parco giochi, potrebbe costare anche quello 200-300 mila euro, ma l'amministratore pensa subito a fare una rotonda invece che un parco giochi. Adesso i soldi del PNRR bloccati sugli asili nido, sulle scuole, sono tantissimi. Come mai? Come mai? Stiamo ancora lì con la retorica dei nonni? A nome dei nonni noi ci dissociamo, fate i nidi. Basta con questa retorica dei nonni. Ma non, i nonni non sono Gianni Rodari, cioè ci vogliono i nidi, le scuole dell'infanzia specialmente. Ecco, professor Novara, quindi parliamo di educazione, quindi stiamo parlando di comunità di educazione, una comunità educante. Lei è pedagogista, però la figura del pedagogista nel nostro paese non è ancora valorizzata adeguatamente. Lei afferma che le istituzioni pedagogiche, scuola e famiglia sono orfane della pedagogia. Ci spiega chi è il pedagogista e qual è il suo ruolo in ambito educativo, sia per quanto riguarda la scuola che la famiglia? Sì, noi siamo ancora fermi alla figura del pedagogo, che era l'antico monitore, no? Come Quintiliano, Vittorino da Feltre. No, non siamo ancora nell'età moderna, quella di Maria Montessori, dove il pedagogista è quello che organizza i processi di apprendimento, favorisce, no? Le dinamiche educative, quindi una figura tecnica estremamente importante, la pedagogia non come branca della filosofia, no? Come incautamente hanno insegnato per decenni nei licei, ma come scienza operativa, allo stesso modo dell'architettura, allo stesso modo della medicina, allo stesso modo, no, della giurisprudenza, cioè sono le cosiddette scienze applicative, e questa non esiste. Ossia, abbiamo in Italia le discipline universitarie di pedagogia, ma non abbiamo la professione, come se ci fosse l'insegnamento universitario di architettura e non gli architetti. Capite che le città, come dire, non starebbero in piedi. E difatti la scuola in Italia fa fatica a stare in piedi, i dati sono agghiaccianti: dispersione scolastica a gogò, il 13%, i NET al 20-25%, i NET sono quelli che non studiano, non lavorano, l'indice, la percentuale di laureati bassissima, all'ultimo posto in Europa insieme alla Romania, ci facciamo compagnia con loro. E quindi, cosa voglio dire? Che ho parlato nel libro, non so se posso farlo vedere, ecco, il libro è questo, no? Una vita da pedagogista, appunto. Ho detto, è una professione che non esiste nella logica comune, cioè non esistono i bandi per fare il pedagogista, non esistono le scuole col pedagogista come in tutta Europa. Stiamo lavorando adesso in Croazia. Stiamo parlando dei Balcani, ogni scuola ha un pedagogista o una pedagogista, in Francia da sempre, nel nord Europa, è normale. Cioè, ecco quel background scientifico che permette di organizzare i processi di apprendimento, altrimenti la scuola cosa fa? Va avanti, no? Nella catena di Sant'Antonio, ripetendo se stessa, in un giro del criceto continuo: ho ricevuto tante lezioni frontali, faccio le lezioni frontali. No, mi facevano le interrogazioni programmate, vado avanti, non mi chiedo se è il metodo giusto, vado avanti così, mi davano le note a scuola, le do anch'io, suo figlio disturba i compagni durante l'intervallo, faccia qualcosa. Cosa può fare un genitore se il figlio disturba i compagni nell'intervallo? Cosa fa? Mandiamo
mandiamo delle guardie giurate pagate dai genitori per controllare l'intervallo. Ecco, sono idee così dell'insegnante un po' fai da te, perché senza la pedagogia il fai da te poi diventa. Ecco, non la pedagogia trombonistica, così la chiamo, di tante università, ma la pedagogia come scienza operativa. Oggi gli insegnanti chiaramente hanno un'orfanità strumentale enorme, perché anche tutta questa invadenza digitale, ma se non hai metodo, se non hai pedagogia, come fai a usare tutto questo digitale? Come fai? Ti arrivano caterve di supporti e come li usi? Ci vuole testa, per esempio, li usi in senso individuale o sociale? Come li usi in senso sociale? È fondamentale quindi avere questi basilari pedagogici. Ecco, per essere diciamo, un po' più incisivi, ci sono delle figure che lasciano il segno. Lei nel suo libro ricorda le figure di Mario Lodi, Danilo Dolci, Paolo Freire e Maria Montessori. Quanto cambia avere dei riferimenti come le figure appena accennate? Bene, io sono stato anche fortunato nella mia vita professionale e anche personale, ho sempre avuto delle figure che, come dire, mi hanno aiutato. Poi non si sa se viene prima l'uovo o la gallina, no? In questi casi sono io che le ho cercate o loro che mi hanno incontrate. È logico che non esiste, come dire, la fortuna o semplicemente il destino, esiste la motivazione. Io indubbiamente avevo una forte motivazione verso l'attività educativa, diciamo, e quindi ho incontrato queste persone. Senz'altro l'incontro con Danilo Dolci sui 23-24 anni è stato molto importante. Io ero già estremamente motivato a 18 anni. Con gli amici avevo già realizzato un doposcuola in un quartiere popolare della mia città, Piacenza. Stavo vivendo l'esperienza del servizio civile con una casa d'accoglienza sempre realizzata con altri giovani. Quindi l'incontro con Danilo Dolci mi conferma che sono sulla strada buona ed è molto importante che un giovane abbia questo tipo sui 20 anni o poco di più, che qualcuno che è di spessore, no? Un maestro, come si dice, ti dica ci sei, vai avanti, o viceversa, raddrizza il tiro. Anche quello. Adesso a volte sono io a farlo con collaboratori o allievi giovani, lo faccio volentieri. Certo, capisco che si è creata una staffetta. E che comunque io stesso ho preso questa staffetta e come dire, la porto avanti. Insomma, l'incontro con Maria Montessori non è un incontro diretto per ovvi motivi, era una figura fra l'Ottocento e il Novecento, però alla fine degli anni 90 ebbi la fortuna di incrociare la sua nipote diretta. Fu un'esperienza molto, molto importante perché capisci che c'è dentro, quando tu incontri, no, anche figure genealogiche, c'è dentro, no, l'anima di Maria Montessori. Renilde aveva vissuto con la nonna letteralmente fino a 22-23 anni, quindi mi raccontava gli episodi e fu una settimana straordinaria. Lei stava creando Educator Sans Frontières. E voleva un po' il mio contributo per i suoi direttori delle scuole montessoriane internazionali sull'educazione alla pace. Io voglio dire questo: fare il pedagogista, come lo sto facendo io, è un'esperienza bellissima, perché è un lavoro dove non ci si può stancare. Lo so, no, dico questo, oggi che siamo qui. È venerdì 26 maggio. Io stasera sono a Pesaro alle 18 in una villa a parlare con 200 insegnanti che si sono iscritti sul tema della valutazione evolutiva, perché a Pesaro stanno partendo le esperienze delle scuole superiori senza voti. E quindi mi chiedono, no, un riferimento pedagogico. Sono un sostenitore.
nella valutazione senza voti, valutazione, e quindi sono lì, rientro di notte, e perché domani mattina sono a Milano alla EduFest, che lì è un appuntamento eccezionale dove parlerò delle discriminazioni verso i bambini con le etichette, ecco, e che l'etichetta è una nuova forma di discriminazione, altro che inclusione, senza alcuna privacy, ovviamente, etichette neuropsichiatriche senza privacy, lo sanno tutti, ecco, chi sono i DSA, chi sono i 104, e quindi parlerò di quello, e in mezzo ci metto anche un 40 minuti online sul mio metodo litigare bene, insomma, cosa posso dire? Se uno non vuole annoiarsi, qua c'è tanto da fare, è molto appassionante, ecco. Quindi ricordo Mario Lodi, grandissimo maestro, una figura straordinaria che mi ha dato proprio l'idea della scuola. A Paolo Freire, no? Che mi ha dato l'idea che in età adulta si può imparare tanto, quello che aveva fatto lui con i contadini del nord-est del Brasile, in 40 giorni li aveva alfabetizzati col suo metodo, è una cosa che resta nella storia della pedagogia in maniera indelebile. No, e quindi avrei potuto mettere Don Lorenzo Milani, ma quelle poi diventano figure più, se si vuole, manualistiche, anche se per me Lorenzo Milani, con Lettera, una professoressa, Lettera ai giudici, mi ha aperto un mondo, ma non ho avuto una frequentazione diretta se non con qualcuno dei suoi allievi, senz'altro. Ma i suoi allievi tipicamente pedagogici non posso dire di averli incrociati, e quindi mi sono fermato, ecco. I buoni incontri, per finire, bisogna cercarseli, non arrivano da soli. Ecco, un'ultima domanda. Lei si rivolge ai ragazzi invitandoli ad avere coraggio per vivere appieno la propria adolescenza. Allora le chiedo, quali sono i suggerimenti che si sente di dare e che possono essere considerati complementari al loro status di studenti? Ma in questo momento storico, la mia preoccupazione, specialmente per gli adolescenti, è di stare nella loro età, molto importante, ossia non isolarsi. L'adolescenza è l'età in cui si esce dal nido familiare, domestico, materno, e si costruisce una nuova appartenenza, appunto non più familiare, nel gruppo. Ecco, secondo me i ragazzi devono vivere la dimensione del gruppo in maniera intensa, perché è un modo per, da un lato, uscire dalla famiglia e dall'altro anche prepararsi alla famiglia. Viceversa, l'idea che uno si fidanzi a 15 anni o 13, come spingono a fare alcuni genitori, con tutto un sistema anche di permanenza di queste coppiette entro le mura domestiche, lo trovo poco utile. L'adolescenza è l'età delle sperimentazioni sentimentali, ma in primis l'età del gruppo. In questi anni i ragazzi sono rimasti troppo isolati, per il motivo che conosciamo tutti, no? del Covid, e quindi vorrei invitarli a fare un'estate ricca di esperienze sociali, di esperienze dove sfidano anche le loro risorse, per esempio viaggiando, facendo esperienze di solidarietà, esperienze di apprendimento. Ecco, vivere, cioè la scuola dovrebbe andare in questa direzione. La prossima primavera, poi spero di avere occasione di parlarne
Stiamo organizzando un grande convegno proprio su questo tema. La scuola non è solo lo studio, questo è un grande e grave equivoco. La scuola è stare insieme, costruire delle occasioni di apprendimento reciproco, problematizzando i contenuti, usando le discipline per affrontare e risolvere problemi. Questa è la vera scuola dove si creano motivazioni e interessi, però c'è l'estate e allora io ho proprio scritto nel libro, c'è una lettera che mando ai ragazzi di 15 anni, ecco, questa qua, no, questo è il manifesto del buon conflitto, proprio una lettera in cui li invito a vivere tutte le occasioni di questa, ecco, lettera agli adolescenti. Ragazzi, per vivere ci vuole coraggio, viaggiare, stare nelle relazioni, ma anche fare esperienze di lavoro, stare su un prato piuttosto che su un videoschermo. C'è una preoccupazione enorme su questo versante dei videoschermi e dei videogiochi. Cioè, l'intelligenza straordinaria di un ragazzo di 15-16 anni deve essere usato per imparare, non per imparare un videogioco. Ecco. Che lì si impara, da quello che so io, soltanto a migliorarsi nelle prestazioni del videogioco. Leggere, ecco, anche questo, no? La lettura, no? L'importanza della lettura, è inutile che lo ripetiamo, però bisogna ripeterlo perché viviamo in una società dominata prevalentemente dalle immagini. Le immagini vanno bene, benissimo, ma la lettura è inderogabile. È un'età di lettura che va sostenuta. Infine, la condivisione, perché sentirsi responsabili del cambiamento climatico, sentirsi responsabile della pace, sentirsi responsabile della ingiustizia verso chi vive in condizioni di inferiorità è necessario quando si ha 15, 16, 17 anni. Io sostengo tantissimo il movimento dei giovani contro il cambiamento climatico. Vorrei che ci fosse lo stesso movimento di giovani per la pace, perché è un anno che parliamo di guerra, dobbiamo parlare di pace, non di guerra, di pace, e tornare a usare questa parola, tornare a parlare di Gandhi, non dei comandanti russi, dei comandanti militari russi, Gandhi, no? Tolstoi, Martin Luther King, Mandela, ecco, bisogna tornare a parlare di questi grandi testimoni della non violenza, non che in questo momento conosciamo i nomi, no, dei generali russi e ucraini, ma dai, ma cos'è? No, ecco, speriamo bene peraltro, perché insomma la situazione è veramente critica, quindi invito i giovani, partecipate a tutte le manifestazioni per la pace, perché se non c'è la pace, anche il cambiamento climatico diventa un'opzione molto, molto aleatoria. Cioè, come battaglia, dico, ecco, no? Cosa viene prima, cosa viene dopo? Insomma, una volta che dovesse partire una bomba atomica, che cambiamento climatico, non so se mi spiego. Ecco, grazie professore per essere stato con noi. Grazie a tutti voi.